Nel video precedente abbiamo visto quale profondo contenuto sia nascosto nelle prime parole del Vangelo di Giovanni. E possiamo riassumere le nostre osservazioni a riguardo dicendo: abbiamo visto che lo scrittore del Vangelo di Giovanni accenna al divenire del pre-uomo in un passato primordiale. Accenna come, nel senso dell'esoterismo cristiano, tutto venga ricondotto alla parola o al Logos, il quale era creatore già durante l'antica epoca Saturnia ed è poi diventato vita e poi luce. Vita mentre la nostra terra ha attraversato il suo stato solare. Luce mentre essa ha attraversato l'antico stato lunare. Dunque, ciò che l'uomo era divenuto sotto l'influenza di forze e di entità divino-spirituali nel corso dei tre stati planetari, divenne pervaso dall'io umano quando la Terra, appunto, divenne il nostro pianeta odierno. Di modo che si può dire: come una specie di seme è venuta dall'antica luna sulla Terra un'entità costituita di corpo fisico proveniente dalla parola primordiale divina, di corpo eterico vitale proveniente dalla vita divina e di corpo astrale proveniente dalla luce divina. Nell'interiorità di questa entità venne, durante l'esistenza terrestre, venne accesa la luce stessa dell'io. Questa triplice corporeità, corpo fisico, corpo eterico e vitale e corpo astrale, diventò capace di enunciare in se stessa l'io sono. Di modo che in un determinato modo, punto, possiamo chiamare l'evoluzione della Terra l'evoluzione dell'io sono, dell'autocoscienza dell'uomo. E questo io sono, questa capacità di piena autocoscienza, si è palesata durante il corso dell'umanità terrestre soltanto lentamente e gradatamente. Dobbiamo renderci conto di come fosse l'evoluzione dell'umanità terrestre, in quanto in essa lentamente, gradatamente, è venuto ad esistenza l'io, la completa autocoscienza. Vi fu un tempo della nostra evoluzione terrestre a cui diamo il nome di antica epoca lemurica. È il tempo più antico in cui l'uomo sia comparso nell'esistenza terrestre con la forma, con cui oggi unicamente si riscontra. Per la prima volta si è verificato nell'antica epoca lemurica ciò che chiamiamo l'incarnazione dell'io, dell'entità propriamente più intima dell'uomo, nei tre corpi, astrale, eterico e fisico. Venne poi l'epoca Atlantea, in cui l'uomo ha dimorato per la maggior parte sull'antico continente Atlanteo, una regione che oggi forma il fondo dell'Oceano Atlantico e che è stata sommersa per mezzo della grande inondazione atlantica, di cui il ricordo è stato conservato nelle leggende del diluvio, presso quasi tutti i popoli. Allora l'uomo, durante l'epoca post-Atlantea, si incarnò a seconda della sua più intima essenza in una serie di incarnazioni che si sono susseguite fino ai giorni nostri. Veramente le nostre anime si erano incarnate in un'entità triplice, costituita di corpo fisico, corpo eterico ed astrale, quali abbiamo imparato a conoscerli per la prima volta nell'epoca lemurica. Ciò che ha preceduto quell'epoca formerà argomento in seguito di un altro esame.
Dobbiamo risalire molto indietro, dunque, se vogliamo considerare il corso dell'evoluzione. E l'uomo si evolve soltanto lentamente e gradatamente alla sua esistenza odierna. Che cosa chiamiamo in occultismo, in senso spirituale e scientifico, la nostra esistenza odierna? Chiamiamo nostra esistenza odierna quello stato di coscienza che l'uomo oggidì ha dalla mattina quando si desta fino alla sera quando si riaddormenta. In esso l'uomo vede per mezzo dei suoi sensi fisici esteriori le cose che gli stanno attorno. Dalla sera quando si addormenta fino alla mattina quando si sveglia, egli non vede le cose che gli stanno attorno. Perché? Noi sappiamo che la causa di ciò, sì, è che per le attuali condizioni dell'evoluzione, il vero uomo interiore, dunque l'io e il corpo astrale, sono durante il giorno nel corpo e fisico e nel corpo eterico sul piano fisico, cioè nel mondo fisico. Ivi, il corpo astrale e l'io possono servirsi degli organi fisici dei sensi, possono udire, possono guardare fuori nel mondo e percepire le cose fisiche. Dalla sera in cui l'uomo si addormenta fino alla mattina in cui si desta, l'io e il corpo astrale sono al di fuori del mondo fisico, sul piano astrale. Ivi essi sono staccati dagli occhi fisici e dagli orecchi fisici, non possono percepire ciò che li circonda. Questa condizione, ossia un tale cambiamento nell'uomo fra veglia diurna e sonno notturno, si è sviluppato soltanto lentamente, gradatamente. Non era ancora così allorché l'uomo ha attraversato per la prima volta nell'antico tempo lemurico una incarnazione fisica. Allora l'uomo non stava che per brevissimo tempo, certo non tanto come oggi, col suo io e il suo corpo astrale dentro al suo corpo fisico. Per il fatto però che l'uomo stava per la maggior del tempo fuori del suo corpo fisico, e che da sveglio non scendeva dentro di esso, corpo che per breve tempo, la vita era in generale, durante l'epoca lemurica, ancora affatto diversa. Non è che lentamente e gradatamente che l'uomo, se proprio non sogna, è andato perdendo del tutto la coscienza durante la notte. La coscienza era ancora distribuita durante l'epoca lemurica fra giorno e notte, in modo affatto diverso. Allora, tutti gli uomini avevano ancora un'ottusa coscienza chiaroveggente. Quando di notte stavano al di fuori del corpo fisico, nel mondo spirituale, percepivano il mondo spirituale, seppur non così chiaramente come l'uomo attualmente vede di giorno le cose fisiche. Non bisogna semplicemente paragonare questo percepire con il sogno odierno. Il sogno odierno è soltanto un ultimo residuo completamente deperito di questa antica chiaroveggenza. Certamente allora l'uomo percepiva delle immagini, come anche oggi ne percepisce nel sogno, ma queste immagini avevano significato molto reale. Rendiamoci chiaramente conto quale fosse il significato di questa immagine. Negli antichi tempi l'uomo, quando durante una breve parte delle 24 ore, molto più breve di oggi, viveva nella coscienza diurna, egli poteva vedere i corpi fisici esteriori soltanto in modo ottuso,
come avvolti nella nebbia. Il fatto di vedere le cose fisiche come si vedono oggi non si è verificato che molto lentamente. Di giorno l'uomo allora vedeva i primi accenni di corpi fisici avvolti nella nebbia, così come oggi per le strade in una serata di nebbia si vedono i lampioni circondati di nebbia, come da una specie di aura di luce. Questo non è che parvenza. Ma così l'uomo ha veduto dapprima apparire i corpi fisici attorno a lui e quando si addormentava, egli non sprofondava nell'incoscienza, ma vedeva sorgere, durante la coscienza di sonno, delle immagini in colori e in forme. Allora, attorno all'uomo era un mondo, in confronto del quale oggidì il più vivace mondo di sogno non è che una debole eco nebulosa. Queste immagini significavano un elemento animico e spirituale nell'ambiente circostante. Se dunque a quei tempi, al principio del corso del suo cammino terrestre, l'uomo si avvicinava durante la peregrinazione notturna ad un essere a lui nocivo, non lo vedeva, come oggi lo si vede. Dunque non vedeva un leone che gli si avvicinava come una figura di leone, ma vedeva sorgere un'immagine di colori e di forme, ciò che gli si palesava istintivamente. Qui c'è qualcosa di nocivo per te, questo ti mangia, devi evitarlo. Queste immagini ritraevano veramente ciò che di spirituale e animico si svolgeva attorno all'uomo. Di notte si vedeva tutto lo spirituale animico e molto lentamente, gradatamente, l'evoluzione si effettuava in modo che l'uomo si andava immergendo per sempre maggior tempo nel suo corpo fisico. La notte diventava sempre più breve e il giorno sempre più lungo. E quanto più l'uomo si familiarizzava con il suo corpo fisico, tanto più andavano svanendo le immagini chiaroveggenti notturne. E quindi tanto più sorgeva l'attuale coscienza diurna del giorno. Ma non dobbiamo dimenticare che una vera, reale autocoscienza, quale l'uomo deve conseguirla durante l'esistenza terrestre, non si può acquistare che immergendosi nel corpo fisico. Prima l'uomo non si sentiva come un essere indipendente, ma come un arto delle entità divino-spirituali dalle quali è germogliato. Come la mano si sente un arto dell'organismo, così l'uomo, quando aveva ancora una chiaroveggenza ottusa, si sentiva come una parte della coscienza divino-spirituale, dell'io divino. L'uomo non avrebbe detto di se stesso io sono, ma Dio è e io in lui. Ma, come sempre meglio comprenderemo, alla Terra, che aveva attraversato nella sua evoluzione tre gradi antecedenti, come Saturno, Sole e Luna, era assegnata una missione speciale. Non immaginatevi che si possano considerare gli stati planetari uno accanto all'altro, in modo che un pianeta abbia un valore analogo, uguale all'altro. Di una semplice ripetizione di ciò che già è stato, non può trattarsi nella creazione divina. Ogni esistenza planetaria ha un ben determinato compito. La nostra Terra ha la missione che gli esseri che si devono evolvere su di essa debbano sviluppare fino al massimo grado l'elemento dell'amore. L'amore dovrà permeare completamente in tutto e per tutto la Terra,
quando essa sarà arrivata alla fine della sua evoluzione. Rendiamoci conto di ciò che questo significa. La Terra è lo stato planetario per l'evoluzione dell'amore.